Buongiorno ragazzi, Movie Maker. Allora, abbiamo appena visto il trailer del nuovo Hellboy con David Harbour. Allora, le premesse ci sono, il trailer purtroppo l'ho visto soltanto in inglese perché in italiano non c'era ancora, però allora, i toni sembrano giusti per il personaggio di Hellboy. Mi sembra che ci sia molto utilizzo di costumi di scena realistici. Ci sono anche effetti speciali che sembrano belli. David Harbour, il make-up è bellissimo, si vede che sotto c'è lui e sembra che ci stia bene. Poi c'è Ian McShane, Mila Jovovich, che penso che faccia la cattiva, e Daniel Day Kim, il cinese di Lost, grande ritorno. Quindi diciamo il trailer non fa capire molto della storia, fa capire praticamente, vabbè, introduce il personaggio, certe cose del personaggio che comunque già conoscevamo. Secondo me un Hellboy ci voleva, peccato che Guillermo del Toro non sia riuscito mai a realizzare il suo Hellboy 3, e io ho dei bellissimi ricordi dei due Hellboy. Questo mi sembra che, non mi ricordo da chi è diretto, però comunque le premesse sono buone, le musiche sono divertenti, spezzano il tono del film, stemperano i toni del film e basta. Non vedo l'ora di vederlo in italiano. Comunque vi metterò il link in descrizione. Il film esce in America ad aprile, penso anche in Italia, e niente, ci andiamo a vedere un nuovo capitolo di Hellboy. Che le premesse, le scelte sull'attore mi sembrano giuste, è leggermente diverso il make up, si vede nella parte finale del trailer, si vede anche in versione demoniaca Hellboy con le corna e la corona di fuoco in cima con la spada di fuoco, bellissimo. Niente, non ci resta che aspettare aprile e andarcelo a vedere al cinema. Ragazzi, buona giornata, a presto, al prossimo trailer!